Ti racconto un tango. Storie di tango con Maria Caruso. Voce narrante Anna Meola. Il dono più bello. Lea era una tanghera come tutti noi. Andava a ballare quasi sempre nelle solite milongas della zona. Non si divertiva molto, poiché non veniva mai invitata, nonostante negli ultimi tempi fosse migliorata tanto. Un giorno decise di andare in un posto lontano. Così si vestì, si truccò e si mise in cammino verso una nuova meta. Aveva sentito parlare di una milonga in cui tutti invitavano tutti, dove gli uomini erano galanti e ballavano indistintamente con tutte le donne in sala. Invitò per quell'avventura la sua amica, che accettò di buon grado. La sua amica l'aspettava in macchina. La luna quella sera splendeva in cielo argentea. Lea taceva. Ogni domanda sarebbe stata superflua, poiché ancora non erano arrivate a destinazione. «Eccoci arrivate!» Lea e la sua amica entrarono in una milonga affollatissima e si misero a sedere nell'angolo più sperduto, non avendo trovato altri posti migliori. Nessuno sembrava averle notate. Il rumore delle tande sovrastava il chiacchiericcio generale dei presenti. Nessuna delle due si aspettava di ballare e invece due uomini si avvicinarono appena si cambiarono le scarpe. Ballarono una tanda dietro all'altra senza tregua. Lì usava così e non potevano dire di no, poiché le prelevavano di diritto. I tangheros ballavano frettolosamente, rimanevano in pista con la stessa donna per più tande di seguito, senza tregua. Una tanghera notò le donne ormai sfinite, sudate, i capelli bagnati, e avvicinandosi chiese: «Volete fermarvi un po'?» E senza aspettare risposta, la donna si voltò e andò nella toilette, seguita dalle due amiche. Loro finalmente si rimisero un po' in sesto e, ringraziando la gentile signora, tornarono in sala. Rincominciò la solita storia. Nessuna tregua. Vennero via prima della comparsita. Una volta in macchina Lea disse: «Ti ricordi il mio spasimante? L'uomo che era rimasto seduto accanto a me per tutta la sera?» L'amica rispose di sì, con un cenno del capo. Ecco, forse più che una molteplicità di tande ballate a caso, il dono più bello è invece quello di una tanda fatta con quell'uomo attratto da me. Nel tango non è solo una questione di quantità, ma di qualità. Avete ascoltato? Ti racconto un tango. Storie di tango con Maria Caruso. Voce narrante Anna Meola.